tutti pensano che Totò, seguendo questa strada del teatro napoletano, improvvisi moltissimo. In realtà mi diceva papà che non tanto, sì, ogni tanto improvvisava. Papà non dava mai lo stop alla fine perché dice Totò ti regala alla fine sempre qualcosa di meraviglioso, la chiusura della scena. Faceva l'esempio di quell'altro film che si chiama I due colonnelli, in cui lui insieme a Walter Pigeon c'hanno, che è quella famosa scena in cui lui dice che con una certa carta bianca ci si pulisce. Lì Totò ha dato proprio il meglio di sé, ma Totò in realtà provava con i suoi partner le scene in maniera testarda. C'erano questi tempi apparentemente improvvisati, invece che erano molto previsti, perché lui veniva dal teatro dove tutto era tutto calcolato. Sì, c'era uno spazio di improvvisazione perché lui era superiore, ma in realtà era un uomo molto molto attento alle battute. Non è mai stato volgare, anche questo. Oggi è difficile immaginare un cinema comico senza la volgarità, e Totò mai lo è stato. You striptease? No, io mi vergogno. You striptease? No, no. Sì, strepizziamoci insieme, strepizziamoci.